Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugione a Barcaccio. Siamo al giorno dopo del derby dell'Appennino giocato e vinto con il risultato a nostro favore di 2-1. Io voglio ancora una volta ringraziare il lavoro svolto questa settimana da un certo Luca Vigiani, che si è comportato come meglio non poteva e lascia un ricordo fantastico di sé. E io voglio eventualmente in futuro rivederlo sicuramente con addosso la tuta da allenatore del Bologna prima squadra, perché se lo merita, un signore che ha condotto il Bologna in maniera magistrale. Tra l'altro si era capito che era mosso da intenti più che nobili, positivi, dalle parole esso stesse pronunziate alla vigilia della partita di Firenze, dove ha dosato ogni risposta appunto alle domande offertogli in conferenza stampa dai giornalisti. È stato veramente un piacere, Luca Vigiani, ascoltarti, perché hai dato delle risposte di calcio e per il Bologna. Complimenti, Luca Vigiani. È quasi un peccato doverti adesso rivedere, o comunque una fortuna saperti di averti appunto a condurre i nostri baldi giovani in primavera, dove stai facendo un ottimo lavoro. Complimenti Luca Vigiani, complimenti davvero. Tra l'altro mi è piaciuto moltissimo anche nella conferenza post partita, dove ad esempio a domanda a chi dedica la vittoria appunto avvenuta oggi, lui dice: servirebbe un'ora di tempo per elencarli tutti, e quindi riassumo dedicando la vittoria a tutti quelli che hanno creduto in noi in questa settimana. Complimenti ad un allenatore che è riuscito a dosare appunto le parole e a rinvigorire alcuni giocatori che erano stati precedentemente affossati dalla gestione mentale e tecnica che c'era prima, cioè quella precedente. Ha rivitalizzato in neanche una settimana giocatori come Musa Barro, come Soriano, come tanti altri che sono scesi in campo ieri liberi e leggeri di esprimersi e di giocare a calcio. Come ci è riuscito? Spostando appunto le lenti di ingrandimento dal singolo al gruppo. È questa la chiave, non parlando dei singoli, ma parlando del gruppo, perché quando si perde, quando si pareggia, quando si vince, lo si fa sempre in 23, cioè tutta la squadra, non un singolo giocatore. La gestione precedente è stata un qualcosa di allucinante, allucinante. Chi dice che la partita di ieri si sarebbe vinta anche con l'allenatore che c'era prima, si sbaglia, e si sbaglia ma di grosso, perché la partita di ieri non l'avremmo mai vinta con la gestione precedente. E anzi, io, sapete che cosa vi dico? Mi piacerebbe rigiocare le partite con Spezia, con Verona e con la Salernitana con il nuovo corso, con Vigiani o con Thiago Motta. Mi piacerebbe sommamente rigiocare quelle partite lì per vedere che cosa sarebbe successo, perché abbiamo perso del gran tempo. Da oggi c'è Thiago Motta ad allenare la squadra, che quindi prende una squadra vincente, vittoriosa nel derby dell'Appennino, e quindi sicuramente rinfranca lo spirito e riusciremo adesso a preparare la sfida con l'Empoli con animi certamente più rilassati, ma sempre devono essere tesi in odore di vittoria, perché non ci dobbiamo mai abbassare la guardia, come invece si faceva sempre con la gestione prima. Adesso nella nuova gestione di Thiago Motta mi aspetto ad esempio che non si abbassi il tiro, e qui starà il nuovo allenatore cercare di pizzicare le corde giuste, laddove con la vecchia gestione sapevamo non si sarebbe riusciti a fare. Bene, spero che sia chiaro. Oltretutto, che cosa è stato chiaro dalla partita ieri? Che Stefan Posch è un giocatore di calcio, che qualcun altro ne potesse dire, che può giocare a calcio e lo può fare molto meglio di certi personaggi che già precedentemente stavano in rosa e che erano stati acquisiti, non diciamo da chi, ok? Bene, abbiamo capito quindi che abbiamo un giocatore in più e che esiste, che si conosce adesso. Molto bene, bisogna stare attenti alle dichiarazioni che si fanno, ragazzi. E io spero,
Spero che taluni personaggi imparino dai loro errori. Perché cazzo, se non si impara dai propri errori, si continua a perseverare sulla propria strada, vuol dire proprio essere dei gran somari. Ok? Bene! Allora, che cosa accade, che cosa succede adesso? Ovviamente il fatto che Thiago Motta arrivi oggi e non fosse sulla panchina di ieri a condurre la vittoria appunto contro la Fiorentina è sicuramente un'arma a doppio taglio, nel senso che a mio modo di vedere la nostra dirigenza doveva impedire che ciò si venisse a verificare, non perché non volessi dare l'opportunità a Luca Vigiani, ci mancherebbe, anche perché ha fatto vedere eventualmente secondo me di essere già lui oggi in grado di condurre una squadra, perché quello che ha fatto in 5 giorni è da applausi. Ma non lo era per il motivo che adesso puttiamo caso che ad esempio con l'Empoli non si riesca a vincere, adesso poi si sprecheranno, io già so, allora era meglio tenere Vigiani, è stato sbagliato, eh? No, bisognava subito incanalarsi nel nuovo corso, perché adesso abbiamo creato una piccola bolla, su cui quella bolla, qua a Bologna, ci sappiamo ricamare che è una bellezza. Però attenzione, ottimo il lavoro di Vigiani, ottimo tutto, un signor allenatore che mi piace tantissimo, soprattutto per come si espone ed esprime e parla di calcio, e io già lo adoro Vigiani. Però appunto qui un altro errore della dirigenza secondo me che va sottolineato, e ne ho spiegato le motivazioni con un video dove spiego il motivo del ritardo della giunta del Thiago Motta, che io mi auguro non crei strascichi e lasci precedenti. Bene, nella partita di ieri dunque si è visto che il Bologna, pur ovviamente non ostentando chissà quale gioco, perché era impossibile in 5 giorni appunto ribaltare una gestione di 3 anni e mezzo prima, non c'erano i tempi necessari per farlo, ma sicuramente si è fatto leva sulla voglia di rivalsa della squadra, sulla voglia finalmente di tirare fuori quel qualcosa che tutti sentivamo essere tarpato dalla gestione precedente, che era lì che incombeva, ok, e ci tagliava veramente le ali per cercare di spiccare il volo. Ieri si è visto tutto, si è vista la serenità d'animo dei giocatori in campo e si è vista soprattutto la spinta e la voglia di andare a prendere il risultato con quella giusta disperazione che si voleva vedere. Poi certo, di fronte avevamo una compagine che era, secondo me, ai minimi della sua possibilità di giocare a calcio, la Fiorentina veramente che è più brutta non si poteva aspettarsi, e che ieri secondo me avrebbe perso con tante squadre di Serie A, se non quasi con la totalità, perché la Fiorentina vista ieri era veramente poca roba, e a Firenze secondo me si devono incominciare a preoccupare seriamente, anche perché la spinta offensiva mi è sembrata veramente nulla. Tornando a noi, quello che è già detto ieri mi lascia un pochino con il magone in gola è sapere dell'Arnautovic, perché è uscito, acciaccato, ha preso appunto una botta al flessore della coscia sinistra, che adesso vedremo di che entità possa essere, io spero che possa essere qualcosa di non grave, che dopo la sosta delle nazionali, perché dubito che contro l'Empoli potrà giocare, ma mi tocco le balle, speriamo che possa essere così, spero che sia facilmente recuperabile, perché laddove Arnautovic non dovesse recuperare saremmo veramente messi a pecora. Comunque, questo è quanto ieri ho visto un Bologna veramente dal punto di vista caratteriale, emotivo, gagliardo. E delle volte vorrei sottolineare, vedete come un cambio di panchina sia fondamentale, vedete in Musa Barro che tra l'altro dopo il gol ha alzato il pugno in cielo in direzione secondo me proprio della tribuna dove poteva e c'era Thiago Motta, perché voleva farsi vedere, voleva far vedere al nuovo allenatore che lui è un giocatore in grado di essere importante per questa squadra. E quindi io mi aspetto adesso da Musa Barro quello che non c'è mai riuscito a dare, la continuità
E ora vediamo perché Musa Baros sino ad oggi a Bologna è stato allenato solamente da Sini Sanjanović. Ci sono molto curioso a questo punto di vedere con un altro allenatore che cosa ci possa tirare fuori. Lui, ma non solo lui. Voglio vedere Riccardo Orsolini, voglio vedere Emmanuel Vignato, voglio vedere Roberto Soriano se si sblocca definitivamente. Zaire ha fatto vedere di essersi un attimino sbloccato. Voglio rivederla qualunque, perché secondo me non vorrei che si venisse a capire anche che Mihajlovic ne ha più sviliti che esaltati di giocatori qua a Bologna, perché gioco forza, lui dirà, ma lì che teate dove li metti? Ma io potrei anche rispondergli, ma ragazzo, in una stagione, ovvio, se non vai in Serie B giù come un piombo, come piace tanto a noi dire, è ovvio che qualcuno fa una stagione buona. Quindi bisogna vedere poi quanti siano i tuoi meriti o i meriti dei giocatori stessi. Perché secondo me nella gestione Mihajlovic i vari Ike, i vari Teate, non ci metterei neanche tanto lo Svanberg, perché di continuità non se n'è mai parlato con lo Svanberg. Lo stesso Teate era comunque in fase di discesa, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma io vorrei vedere quanto sia merito dell'allenatore Mihajlovic, perché ripeto, Mihajlovic ne ha più sviliti che esaltati di giocatori, ok? Che sia chiaro, senza parlare di un certo Skovolsen, che quello ormai lo mettiamo nel cassetto dei ricordi, a me sta bene che sia così, sia chiaro. Però ci sono da farsi delle domande e secondo me di risposte le troveremo ben presto. Comunque finalmente ci siamo liberati delle catene che tenevano Bologna da anni. Ragazzi, siamo liberi! Siamo liberi finalmente dalle catene che ci eravamo forgiati noi stessi, e io di questo non posso che esserne lieto, e appunto mi sento più leggero, veramente come se mi fossi liberato di 100 kg nello stomaco, non vi dico di cosa, anzi sì, di feci. Ok, bene, quindi bisogna godere, e godere nel termine giusto della parola, perché ieri si è tornato a giocare a calcio, siamo tornati alla vittoria. Quindi dopo 6 partite, adesso incominciamo a ragionare, perché se è vero che abbiamo solo 6 punti, ma è anche vero che nelle prime 5 ne avevamo totalizzati 3, ne è bastata una. Dopo 5 giorni di Vigiani per riuscire a ottenere quello che Mihajlovic aveva ottenuto in 6 partite. Voglio sempre ripetere, perché ripetita Juventus, Mihajlovic nelle ultime 24 partite aveva vinto con lui in panchina una volta. Ma di cosa stiamo parlando? Che anche lì, ragazzi, ho letto fiumi di parole sui giornali, ho sentito con le mie orecchie degli youtuber, anche quotati, che un tempo sapevano leggere la situazione, ma che oggi hanno sposato il mainstream e sono diventati loro stessi più mainstream del mainstream. E la cosa a me che fa piangere il cuore è che c'è gente che ancora li ascolta. È ancora lì che li ascolta, gli dà le visualizzazioni, gli mette il like quando dicono una sfracassata di puttanate, una sfracassata di puttanate. E a me questo piange il cuore, perché manca da parte di chi segue la capacità di avere un pensiero suo, un pensiero libero. Basterebbe poco poi molte volte a fare uno più uno. A tal proposito, oggi pomeriggio verso le 2:30 uscirà un mio video che analizza quello che è successo ieri sia in Bologna-Fiorentina riguardo al Cassius, di cui adesso non ne parlo perché rimando oggi pomeriggio, ma soprattutto riguardo a Juventus-Salernitana che tanto scalpore ha fatto. Quindi, miei cari avventori, se siete curiosi di sentire anche quello che ho da dire su questi argomenti, attivate il campanaccio pastorale, perché ne dico e porto anche dei dati oggettivi alla mano. Quindi, restate in ascolto. Condividete, iscrivetevi, lasciate il mi piacino e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar. Combattiamo col mainstream, non diventiamo noi stessi mainstream, perché altrimenti, ragazzi, ma che differenza c'è? Ma porca di quella vacca! I soldi!